Ricetta velocissima perché c'è il pesce. Io la prima cosa che faccio è questo, butti i paccheri. Quindi ci abbiamo all'incirca quanti minuti? 10-12 minuti per fare la salsa. E la salsa oggi la facciamo con questi. Da quanti anni vedete? Guardate qua. Eccolo qua, vedete che si muove? Si muove, guarda. I cannolicchi o cannelli. Non sono italiani, Francia, però sono belli cicciotti, belli corposi. Italiani non l'ho trovati. L'ho visti al mercato, l'ho voluto comprare. C'ho voglia. Poi limone non trattato, e prezzemolo, aglio e peperoncino. Semplice, semplice, semplice. Aspetta, c'è un'altra cosa. Ho messo il pane qua dentro a tostare con uno spicchietto d'aglio sopra. Lo vediamo tra un pochetto, lo faccio bello tostato perché ci vuole un po' di croccante. Subito, di seguito, veloci, ci abbiamo 10 minuti, olio abbondante. Somma riva, sempre buono, ligure, buono, da giasche, fantastico. Poi aglio, bello, questi qua, insomma, hanno arrivato dalla Sicilia. Mettiamo qui, pac. Poi, gambi di prezzemolo, ormai, oggi, canzoni napoletane, pacchero, ci sta tutto. Allora, poi, cannelli o cannolicchi, a seconda dove li trovate. Questi sono belli cicciotti, 1, 2, 3, via. Allora, i cannelli come si mangiano normalmente? O si fanno a sauté così, oppure delle volte si mangiano gratinati e sono buonissimi. Io voglio fare una ricetta che ricorda, oddio, ho schizzato questa cosa. Allora, voglio una ricetta che ricorda un po' il cannolicchio gratinato e un po' il sauté. Come? Sul cannolicchio gratinato ci mettiamo sempre il pane e noi quello faremo nella pasta. Adesso lasciamo così, li facciamo aprire, aspettiamo un pochetto, poco. Ci mettiamo un goccetto di vino, così. Allora, se non vi piace il vino, io il vino non lo metto dappertutto, mettete un goccino d'acqua, così fate un po' più di salsetta. Vedete? Si stanno già aprendo. Un altro pochino, proprio poco, senza fare troppo asciugare, mi raccomando, vale sempre lo stesso trucco, lo stesso segreto. Non facciamo le pugne secche, facciamo la roba fresca. Ci siamo quasi, vediamo un po'. Assaggiamo che non mi fido. Vediamo un po', guarda che robetto, guarda che spettacolo. Così in Italia non ci abbiamo così grossi. I nostri professori, non c'è niente da fare. Allora, ascoltate un attimo, che a mettere da parte. Assaggiamo se va la vera. Mamma mia, è roba. È enorme, guarda. È dolce, adesso ho già due occhi. Allora, adesso mi sta bene così, basta, fuori dal fuoco. Adesso li sguscio, guardate, vedete quanto li lascio belli morbidi, non c'è nemmeno la sabbia, fantastici, l'hanno spurgati bene, perfetti. E attenzione, questo è uno dei frutti di mare con più sabbia, sono difficili da spurgare. Piano piano. Un altro pochino di olio, via, ripartiamo subito. Aglio, metto qua, bello, vai, così. Veloci. Vi faccio ripartire subito il soffrittino. Peperoncino, bello piccantino, qua ci vuole, tracchete. Vediamo un po' come stanno messi qui. Allora, vediamo, si chiude, il pacchero si chiude, quindi subito andiamo qua. E adesso che facciamo? Il gusto sta tutto nel sughetto, no? Quindi facciamo così, guardate, piano, così. Mamma mia, che è? Vai, mentre va così lo faccio bello insaporire. Vado col prezzemolo un po' grossolano, non lo faccio piccolo perché non ce la faccio con i tempi, io per niente. Però se voi volete potete farlo piccolo. Attenzione, ho fatto anche i paccheri. Mamma mia, che profumo. Poi, sul gratinato, non ci va il limone? Certo che ci va, così, bello, così, bella. Limoni non trattati, mi raccomando, costano un pochino di più, però che profumo, sono caramelle. Guardate la salsetta, guardate, vedete, bella densa?
Hai il pane? Andiamo col pane. Oggi è presa. Vai. Pane, bello. Tutta roba che scotta, mamma mia, che è? Basta. Ok. Grossolano. Facciamo una sporca, facciamo. Tieni, vai così. Prezzemolo lo mettiamo qua dentro. Vai. Mamma mia, che roba! Cucciolo poco olio a crudo. I cannolicchi così. Non li metto tutti, eh. Gli altri mi cucino in un'altra maniera. Grazie, faccio vedere un'altra ricettina. E adesso, signori miei, oggi abbiamo il sole a Roma. Però potrebbe anche piovere, che noi stiamo bene lo stesso. Guardate qua. Guarda qui. Guardate questa. E adesso assaggiamo. Mamma mia. Io sono un golosone, no? E mi fa impazzire il pane così. A Roma si dice che sto sturba. Ecco, lo sturbo. Buonissimo. Allora, cannolicchio cotto alla perfezione, bello cicciotto. Il pane, un po' dito, bello untino col prezzemolo. Bucce di limone, sgrassa un pochino, se fa per di. E poi il pacco, bello cicciotto. Mi raccomando, quando trovate sta meraviglia al mercato, compratela. Un bacio a tutti quanti, rifatela. Buonissimo, a me è bontà. Che buono, veramente buono.